spirito si sono riunite nell'aionismo uomini e donne nel comune senso dell'amicizia, finalizzato al miglioramento delle relazioni umane senza discriminazione di razze, nazionalità, religioni e logiche di vita. Tu versamento mi viga e spora su coro, ma si voglia volare, non fi bastata sa forza e su ventù, ma si voglia volare, non fi bastata sa forza e su ventù. Pas governatore Gallus, autorità leonistiche, carissimi amici Lions, amici e concittadini, ho fatto uno strappo ieri venendo a Iglesias perché volevo sicuramente essere presente questa sera a questa manifestazione. Perché? Perché intitolare una via a Melvin Jones non è una cosa facile, è ancora rara, ci stanno provando molti Lions Club e per me quest'anno, che rappresento l'associazione internazionale nel nostro distretto, intitolare una via al nostro fondatore è motivo di non soltanto di soddisfazione ma anche di commozione. Come ha avuto modo di ricordare il presidente, Melvin Jones ha chiesto ai suoi compagni dei circoli privati dell'alta finanza di Chicago di uscire fuori. Guardate cosa sta succedendo. Era il 1917, eravamo in prima piena guerra mondiale, la più terribile delle guerre, così come c'è scritto in una targa qui fuori Iglesias, in un campo di concentramento. La più terribile delle guerre. Guardarsi intorno, uscire fuori dai salotti, uscire fuori dagli affari, intervenire concretamente verso le necessità dell'umanità. È così che è nato il movimento dei Lions. È così che è nata l'associazione prima a Chicago, poi negli Stati Uniti e nel 19 finalmente è diventata internazionale perché è passata in Canada e via via in tutti i paesi del mondo. Ed ora l'uomo è in pace, almeno in Europa. Però stiamo cercando di vivere una nuova era, di vivere un nuovo modo di servizio che parte da quel principio di Melvin Jones che ha detto prima il Presidente. Non andremo molto lontano, io aggiungo non andremo da nessuna parte se non incominciamo a fare veramente qualcosa per gli altri. Poche parole sentite, io intanto riscontro i ringraziamenti fatti dal Governatore, fatti dal Presidente. E devo dire che un po' mi stupisco, non perché non sia buona prassi ringraziare quando si fanno delle cose insieme, ma perché ancora in qualche modo il comune è visto come una cosa diversa dai cittadini, dalle loro istanze, dalle loro passioni, dal loro impegno, mentre il comune è ciò che li rappresenta tutti. Quindi se c'è una cosa forse che ci deve far riflettere è perché delle associazioni importanti, che sono state importanti per la vita di questa e di altre comunità, non abbiano ancora trovato posto nelle strade della città. Ma la vera ricchezza di un popolo sono le sue coscienze, la propria identità e la propria capacità di trasformare le proprie opere in segnali di una dimensione collettiva che cresce, segnali di condivisione, condividere. Diciamo che non basta fare bene, diciamo che è importante avere un fine, è importante perseguirlo insieme, è importante trasformare le buone azioni in spirito di servizio. Questa strada non è qui solo perché era una delle strade nuove da intitolare. Ne abbiamo intitolato in questi 5 anni 141, sembra incredibile, 141 strade. Oggi abbiamo fatto una strada, ma possiamo fare molte strade se guardiamo gli altri.
soprattutto se guardiamo gli altri che con la loro vita e con il loro operato hanno creato un esempio a cui noi tutti ci possiamo riferire. Complimenti a tutti e buona giornata. Dormi, nina mia, nina mia.